La morte di Leonardo Locascio è prima di tutto un episodio terribile per tutti, è un fatto gravissimo, il responsabile deve pagare in sede giudiziaria, non per vendetta ma per giustizia. Il sindaco Matteo Biffoni fa i complimenti agli investigatori che in poche ore hanno dato la svolta all'omicidio e aggiunge: lo Stato ha reagito prontamente attraverso l'ottimo lavoro delle forze dell'ordine e della Procura della Repubblica. La presenza delle telecamere implementate negli ultimi mesi sicuramente è stata d'aiuto alle indagini. Il contributo decisivo arrivato dalle telecamere viene sottolineato anche dal procuratore, che però non risparmia l'ennesima denuncia sulla carenza di organico nelle forze di polizia. La situazione è quella che può constatare chiunque. Ci sono delle zone, diciamo, con un tasso di criticità superiore ad altre, però queste sono situazioni che, ripeto, non competono al procuratore della Repubblica. Sono altri deputati a questo tipo di controllo del territorio. Per quanto mi consta e per quanto posso verificare tutti i giorni, l'impegno da parte delle forze dell'ordine, dell'amministrazione è totale e completo su questo fronte. Certo, no, non basta mai, perché la situazione a Prato, come ho denunciato in altre sedi, anche istituzionali, è una situazione che richiederebbe ben altro impegno di uomini e di forze che purtroppo non ci sono. La veloce e positiva soluzione del caso non fa venire meno il fallimento del sindaco Biffoni sulle politiche della sicurezza, le parole di Aldo Milone, capogruppo di Prato Libera e Sicura. A 3 anni dal suo insediamento non ho ancora compreso la considerazione che riceve dal suo governo amico. Basta vedere la carenza degli organici del Tribunale e delle forze dell'ordine. La Lega Nord, per bocca del segretario provinciale Patrizio Ovattoni, chiede le dimissioni del sindaco e lo fa davanti alle telecamere della trasmissione di Rete 4 dalla vostra parte. Si dimetta, ha detto, per le inadeguate politiche che ha attuato per il contrasto ai fenomeni di illegalità presenti sul territorio.